Salve a tutti ragazzi, sono Elfio e benvenuti in questo nuovo video su Animal Crossing New Horizons. Nelle cuffie in realtà oggi non sto ascoltando proprio niente, ma le ho indossate lo stesso perché ho i capelli talmente tanto lunghi che mi fungono da cerchietto. Ma non è questo l'argomento di oggi, piuttosto, visto che il gioco è uscito da parecchio tempo, voi starete pensando di conoscerlo alla perfezione in ogni suo dettaglio. Sciocchi! Ebbene sì, nel video di oggi vi dimostrerò che ci sono almeno altri 5 segreti che ancora non conoscete su Animal Crossing New Horizons. Iniziamo! Eccoci qui ragazzi, allora prima di iniziare a entrare nel vivo del video di oggi vi faccio al volo le solite raccomandazioni, ovvero iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, lasciatemi un commento e un like a questo video. Il vostro supporto è importantissimo per aiutarmi a continuare a portare contenuti sul canale e date anche un'occhiata ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale e diventare così un vero lupo. Eh già, esattamente questo è il modo per entrare a far parte ufficialmente del branco dei lupi di Elfio, anche se gli iscritti normali sono comunque già dei lupetti. Numero 1. Zanne. Questa cosa potrà essere abbastanza scontata e semplice, ma alcuni fossili, specialmente quelli più grandi, quelli che hanno le fauci, non sono dei semplici oggetti statici. Esattamente come si può fare con altri oggetti che esistono in Animal Crossing New Horizons, ci si può interagire. Posizionando per esempio la testa del T-Rex, andandoci vicino e toccandola, potete far aprire e chiudere la sua mandibola. Ci sono anche altri fossili di dinosauro che hanno la stessa funzione, e come dicevo prima si tratta soltanto di un piccolo dettaglio, ma può comunque aiutarvi a migliorare il design della vostra isola. Fatemi sapere giù nei commenti se lo sapevate già. Numero 2. Sbloccare le creature. Come probabilmente già saprete, ogni mese pesci, insetti e creature marine vanno e vengono dalle nostre isole. Con periodicità diversa se apparteniamo all'emisfero settentrionale o a quello meridionale. Se non avete idea di che cosa sto parlando ragazzi, mettetevi subito in pari e per farlo vi consiglio di andare a vedere la mia rubrica dei pesci, insetti e creature marine in arrivo ogni mese, ve lo lascio qui su nelle schede. Ad ogni modo questa meccanica è davvero fantastica e simula quello che succede anche nel mondo reale, dove a seconda delle stagioni arrivano e vanno via differenti creature. Così facendo abbiamo la possibilità di catturare differenti creature nel corso dell'anno. Alcune di queste creature sono semplicemente più rare di altre e quindi più difficili da trovare e catturare. Quello che non sapete è che alcune di queste potreste non incontrarle mai, perché prima dovreste occuparvi di sbloccarle. Per esempio, insetti estivi come il coleottero giraffa, lo scarabeo elefante, lo scarabeo ercole non si faranno vivi fin quando prima non avrete catturato altri 100 insetti. È questo il motivo per cui, anche se vi siete messi di impegno a guardare le palme della vostra isola, non ne avete mai visto uno. La cosa buona è che quando si parla di catturare 100 insetti non si tratta di 100 insetti in particolare, ma 100 insetti in generale. Un dettaglio sicuramente molto importante da tenere a mente se state facendo molta fatica a trovare una creatura in particolare. Numero 3. Addio palloncino. Non so se lo sapete, ma se indossate la maschera di Rettutto e correte in giro per la vostra isola, cadrete per terra ogni 10 secondi. La cosa è abbastanza divertente all'inizio, ma poi inizia a diventare frustrante e rende impossibile arrivare da un punto A a un punto B in un tempo normale. Invece lo sapevate che anche correndo in giro per l'isola con il palloncino potreste eventualmente cadere, facendo così volare via il palloncino perdendolo per sempre. Niente di eccezionale o preoccupante, ma si tratta comunque di un dettaglio particolare che è molto facile lasciarsi sfuggire. Numero 4. Buche. Inutile dire che i buchi sono quei fossi che potete scavare ogni volta che utilizzate la vostra pala. Generalmente siamo soliti scavare quando ricerchiamo fossili, monetine, grilli talpa, spostare fiori, spostare alberi. Ebbene, questi buchi nascondono uno dei dettagli più piccoli e difficili da notare in questo gioco. Forse non ci crederete, ma questi buchi cambiano colore a seconda del suolo in cui sono stati scavati. La differenza di colore è così sottile che è davvero difficile da notare. Qui ho scavato alcuni buchi in diversi tipi di terreno e vedete, il colore del buco cambia a seconda del tipo di terreno in cui ho scavato. Ancora una volta ragazzi, la differenza di colore è molto molto piccola e si nota più facilmente in estate quando non c'è la neve. Niente di troppo importante o che ci cambia il gioco, ma se i designer ci hanno messo così tanta attenzione, è bene dargli un po' di soddisfazione. Numero 5. Capelli scompigliati. Come sappiamo, in Animal Crossing New Horizons nel corso del gioco è possibile imparare diverse espressioni ed emozioni.
Ne esiste però una in particolare che forse alcuni giocatori non vedranno mai e che altri difficilmente avranno mai visto. Ebbene, se fate time travel avanti nel tempo oppure semplicemente non giocate per alcune settimane e poi riaccendete il gioco, il vostro personaggio si risveglierà con un'espressione assonnata molto divertente e i capelli tutti scompigliati e se li rimetterà a posto con una breve animazione. Come se non bastasse, dopo aver visto per la prima volta questa animazione, i capelli scompigliati rimarranno permanentemente disponibili come nuova acconciatura. Il che, oltre a essere una cosa davvero fantastica, è una cosa da fare se vogliamo completare il gioco al 100%. E questo era l'ultimo. Allora ragazzi, che cosa ne pensate di questi 5 segreti? Li conoscevate già oppure li avete imparati guardando questo video? Mi raccomando, fatemelo sapere giù nei commenti. Io per oggi mi fermo qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui sul mio canale. E come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare anche un bel like. E date anche un'occhiata ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale come questi abbonati qui, ed in particolare devo salutare la Jenny, Sofia, Michela, Antonella, Ugo, Sami, Peppino e Samu. Ragazzi, siete davvero grandiosi, dei veri lupi! Grazie mille per il vostro supporto. Ciao!